Bene signori, ben ritornati in un nuovo video di GTA. Oggi, visto che la rampa vi è piaciuta un botto, torniamo con una rampa che ci permetterà di saltare l'intero mondo, la terra, l'universo, continenti, i pianeti marziani. Ma noi oggi non useremo questo schifo di veicoli qua messi in questo schifo di angolino, ma bensì utilizzeremo... Nemmeno questo aeroplano con delle macchine sul fianco. Ma utilizzeremo dei veicoli veramente, veramente stupidi, creati dalla community e creati da ragazzi come voi che volevano creare qualcosa di divertente. Quindi non perdiamo altro tempo, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale perché sennò non spona un bel niente. Quindi picchiate il like or... No, non è vero, non tirate gli cazzotti, ma partiamo subito col primo veicolo. Beh ragazzi, come non iniziare nel migliore dei modi con un bel veicolo che è un barile. Un barile con una cresta da punk che, vabbè, sentite, non perdiamo altro tempo. Allora, mi sembra già abbastanza incontrollabile, vedo che ha il boost, quindi in realtà possiamo provarci ragazzi. Allora, andiamo giù dalla mega rampa, io devo far così, se no non vedo una mazza. Mannaggia quanto ripido sta rampa. No, questo non lo tengo, già lo so che questo non lo tengo. Voglio provarci normale, senza il boost, voglio vedere fin dove arriva. Anzi dai, una bustatina gliela diamo. Ma sì dai, una bustatina gliela diamo. Vai così con la bustatina. Raga, sto volando con un barile. Sto volando, Jack. No! Ok. Sì, siamo arrivati alla fine probabilmente di questa barca barile. È stato bello. Sì, non è andata molto lontano anche col boost, ma proviamo altri veicoli. Ragazzi, non so come dirvelo. Mi sono fatto la cacca addosso, ma nel vero senso della parola, perché siamo su un water che può andare in giro. Io non so dove lo stia tenendo il volante, però vabbè ragazzi, siamo su un water gigante. Stiamo per saltare la mappa di GTA con un water gigante. Cioè vorrei tipo troppo guidare un water, ragazzi. Cioè io prima o poi lo devo fare. E questo water ha pure tipo un mega boost. Oh mio Dio raga, ma è interminabile. Raga, non finisce il boost. Più suoniamo il clacson, più il boost del water funziona. Ma che cavolo. Ma che cosa cacchio sto vedendo. Oh mio Dio. Ma quindi ragazzi mi state dicendo che... Vabbè però adesso vado dall'aereo. Salve signor aereo, sono un UFO. Sono decisamente un UFO. Sono un water UFO. Ragazzi, sto volando con un water. Voglio atterrare su quell'aereo. Devo farcela. È una sfida personale. No, mi sono girato. Il water si gira. L'ultimo ci provava lui. Io mi immagino la gente che era su quell'aereo e che vedeva un water gigante. Cioè gigante, in realtà non gigante. Un tipo su un water che volava. Comunque vorrei atterrare. Oddio, ma è bucato, quindi mi si vedono le chiappe. No, censuriamolo. Ok, posso atterrare, ci siamo. Atterraggio morbido. Vai, buttati, che morbido. Ok, perfetto. Tutto bene, quel che finisce benissimo. Salve, parcheggiamo. Parcheggio perfetto. Io non vorrei dire, ma quante volte vi siete chiesti se si potesse saltare il mondo di GTA con una cable car? Come si chiamano queste robe? Cable car? Anche questa con il boost, oh mio Dio, sì. Però è un po' difficile da guidare, non si vede molto bene. Però, sentite, io uso il boost, non me ne frega niente, però lo voglio usare solo sulla rampa. Voglio vedere fin dove arrivo con questa mitica cabina della montagna. Che ha un volante alquanto strano. No, però in acqua non ci voglio andare. In acqua non ci voglio andare. Voglio arrivare qua avanti. Bene, direi molto bene questa cable car. Anche molto bella come veicolo. Se dovete uscire a prendere i vostri amici quando uscite in macchina, io ve la consiglio perché è veramente qualcosa di speciale e particolare. Guardate poi con che nonchalance si esce dalla cable car e si va via. Salve. Allora, penso di avere un problema. Come potete vedere ci sono, il mio coltello è lì presente. E qui in teoria c'è il mio veicolo, che lo vedo un po', diciamo un po' strano, ecco. Mi ricorda qualcosa ma non saprei dirvi cosa. Oh mio Dio, no, che sta roba. No. Allora, ok, il boost lo dobbiamo usare intelligentemente. Perché io con... Che succede?
Tutto bene, qualche finisce bene. Io sto guidando dei tipi che ballano con una bara sopra, proprio come la meme del Coffin Dance. Quindi vai, boostiamo. Oh mio cavolo. Oh cacchio. Questa roba non si guida così. Questa roba mayday, mayday. Salve. Non è assolutamente successo niente. È tutto a posto. Oh, sono tornato me stesso. Ciao. E tu che cavolo guardi? Ma non... Ma... Mannaggia a te, mannaggia a te. Ok. Ok. Lo prendo come un ok, dammi. Grazie che mi rispondi sempre. Allora, pensavo che questo fosse un bel veicolo, ma evidentemente mi sa proprio che è un aeroplano. Sarebbe però molto carino da provare a vedere se riuscissi a saltare la rampa con questo, ma visto che è un aeroplano, non possiamo farlo. Quindi, purtroppo lo scartiamo, ma è veramente bello. Ok, posso sparare, sì, posso decisamente sparare e sono morto. Ok, come potete vedere ho spawnato giusto qualche veicolino, giusto per farveli vedere prima di utilizzarli, ragazzi. Però andiamo in ordine, partiamo subito con questo coso che, oh cacchio, anche questo funziona. Penso che sia un vetro guidato da una scimmia. E perché si sa, le scimmie guidano, hanno la patente e soprattutto hanno... tipo la licenza di andare a 200 miliardi di chilometri. Io dovrei essere immortale. Bene, signori, siamo ritornati in alto e come potete vedere ho un bellissimo veicolo. Io lo chiamerò, per comodità, lo chiamerò Sasso. E penso che Sasso ci possa portare molto lontano. Io voglio almeno provare ad arrivare alla città con il boost. Quindi adesso il nostro caro editor toglierà i volumi, perché ovviamente sennò si sentirà tipo solamente questa roba, no? Si sentirà tipo solo il clacson che fa bii. Perché io sto decollando, io sto usando il boost. Dai, Sasso, non tornare in natura. Oh mio Dio, ok, ce la possiamo fare. Non è facile da guidare un sasso, ma ce la stiamo facendo. Ci siamo. Siamo dritti. Possiamo andare verso la città. Torna nel suo ambiente naturale. Vuole riprendersi la città. Vuole conquistare tutto. Vuole conquistare, perché sì, sono un sasso malvagio. No. Sto andando a forza anche. No, Sasso, via da lì. Sasso, non andiamo a Forzancudo. Sasso, non è il caso di andare a Forzancudo. Ci ammazzano, poi dobbiamo rifare tutto da capo. Sasso, a quanto pare ce l'ha su con i militari di Forzancudo. Sasso, aiuto. Salve signori militari, io sono un sasso. Non vorrei che, insomma, voi mi uccideste. Oh, no, non mi sta uccidendo nessuno? Voi volete dire che un sasso è più forte dei militari? Ehi, ciao, a un sasso, ti piace? No, non devo spararti alla gamba, scusa. Oh mio Dio, oh cavolo, aiuto. Volevo tipo solo mandargli fargli il gestaccio. Ok, devo dire che l'esperienza col sasso non è stata una delle migliori. Ma ehi, prima di utilizzare l'ultimo veicolo, che sarà questo caro piccolo e tenero bambino, dobbiamo fare una cosa, perché il piccolo e tenero bambino... Ma è possibile che mi fai fare sempre queste figure? Ogni volta mi tocca tirarti su. Sì, perché noi dobbiamo utilizzare la nostra Alce Mobile. Colei che grida, andiamo a 200 all'ora a cavallo della nostra Alce gigante. In realtà non è gigante, però c'ha pure le rotelline, avete visto che tenera. Almeno mi aiuta a stare dritto. E ora proviamo, ragazzi. Con questa dovremmo glidare. In teoria dovremmo riuscire ad arrivare nella città, perché poi con ET noi andremo nello spazio. Non doveva funzionare così. Tanto l'alce sta bene, nessun alce è stata maltrattata per realizzare questo video. Ha scelto lei di farlo. Ok, ci siamo. Ci siamo e bisogna controllarla. Ho detto che bisogna controllarla. Ok. Devo dire che in realtà queste macchine mi piacciono molto. Anche se, vabbè, una cosa che mi piace fare di solito è fare così. Perfetto, perché dobbiamo comunque dare un po' di scena, no? Mentre partiamo con ET, guardate. Ora, guardatevi, immaginatevi la scena alla mega regista di Hollywood. Guardate, ET scappa! Arrivano! Esplosioni, macchine che vanno. E T che mi dice: ti prego, buddy, salvami, dobbiamo andare nello spazio. Io gli dico: tranquillo, E T, non ti preoccupare. E T ci porto io. Andiamo, E T, che ti ci porto io. Giù dalla rampa, veloce, E T. Andiamo.
Oh cacchio, e ti forse non ti ci porto. E ti forse abbiamo dei problemi di percorso. E ti è un casino. E ti a terra pia. An eternity later. Ok, perfetto. Volevo dire, voglio andare a tutti i costi nello spazio. E quindi noi adesso lo faremo. Oh! Allora, visto che manca poco al Natale, ho deciso di utilizzare un veicolo, diciamo, natalizio. Sono Babbo Natale. In questo momento sono Buddy Babbo Natale. Sto provando a saltare questa rampa, sto provando ad arrivare alla fine e vedo che ho pure dei missili. Ho tipo roba, posso sparare? Cioè, io mi chiedo però se perché fanno una rampa con l'angolino. Meno male che non muoio, perché sono leggermente immortale. Ma, cioè, vabbè, sentite. Andiamo nello spazio a portare i doni ai bambini, a portare i regali. Oh, oh, oh. Voglio passare di fianco all'aereo. Ora voglio passare di fianco all'aereo, non me ne frega niente. Ci voglio provare, ragazzi, ci voglio provare. Ma, salve. Oh, 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 oh. Sono passato di fianco e mi immagino la gente sull'aereo anche qui. Comunque, manca poco a Natale. Manca decisamente poco a Natale. Veramente troppo poco. Se non avete ancora fatto i regali, fateli. Perché io in questo momento penso di non avere più controllo della mia slitta. E non so quanto riuscirò a portarvi in tempo i regali. Sì, forse ho decisamente perso il controllo della mia slitta. Devo riprendere il controllo. Devo riprendere il controllo della slitta. Ce la posso fare. Non so dove sono. Ho perso la Trebisonda. Non mi ci trovo più. Cioè, la mappa l'abbiamo saltata, vero? La mappa la stiamo saltando. Mi viene la nausea. Mi sta venendo la nausea. An eternity later. Ok, ci siamo. L'ho ripresa. L'ho ripresa proprio vicino alla terra. Ma noi ce la facciamo, perché noi siamo Babbo Natale. Noi siamo Babbo Natale. Noi dobbiamo saltare tutta la mappa, ragazzi. Non me ne frega niente. Tutta Babbo Natale. Ti devi spingere oltre i limiti dell'umano. Babbo Natale, vai e vola. Vola e consegna regali a tutti i bambini che lo meritano. Perché io voglio consegnare i regali. No, l'ho persa di nuovo. No, ho perso la slitta di nuovo. Babbo Natale mi sa che quest'anno i regali non li becca nessuno. Ciao a tutti. Oddio, può andare anche sott'acqua.